Sì, è la sua amichetta, lo sanno tutti. Io credo che ti stia sbagliando. No, non mi sto sbagliando. L'ho vista bene quando l'ho incontrata a casa sua. Torna dalle suore, parleremo più tardi. Ti ho portato qui perché sono convinta che quello che mi hai detto non è la verità. No, invece non ho mentito. Se vostra sorella vi ha detto questo, è lei la bugiarda. Non ho ancora parlato con lei, ma ho bisogno di sapere la verità, Angelica. Per quello che hai di più caro, dimmi se mi stai ingannando. Sei sicura di quello che dici? Lei non era vestita come oggi, con abiti eleganti. Aveva addosso una blusa molto scollata e una gonna di un azzurro vivace. Era vestita come una ragazza del popolo, con una sottana e una camicetta scollata. E dove l'hai vista? Ve l'ho già detto, a casa di Juan. Comunque, il fatto che tu l'abbia vista là non significa che mia sorella sia quello che stai insinuando. L'hai domandato a Juan, lui che ti ha detto? Sì, sì, gliel'ho domandato, però non mi ha risposto. E questo vuol dire che ha la coscienza sporca. Non necessariamente. E che cosa era andata a fare a casa sua una signorina dell'alta società? Io lo conosco, Juan, e so capire se una donna è la sua amante. Si è arrabbiato molto quando lei se n'è andata così seccata perché mi ha trovato lì. Inoltre ho sentito Pietro e il Guercio mentre dicevano che la nuova donna di Juan era una signorina dell'alta società. Insomma, se lei vi ha detto di no, è una bugiarda spudorata. Ma forse tu ti sei sbagliata, l'hai confusa con un'altra. No, no, non l'ho confusa con nessun'altra, era lei. Ti prego solo di non farne parola con nessuno. Te ne sarei davvero riconoscente. Comprendi, vero? Oddio mio. Anna, perché hai infangato il nostro nome? Perché l'hai fatto? Quando è successo? L'abbiamo saputo una settimana fa. E perché non sei venuto a dirmelo subito? Stavamo aspettando la risposta di un avvocato della capitale, un amico dell'avvocato Manera. E non è arrivata? Fino a questo momento, no. Non riesco a crederci. Juan non può essere in prigione. È quello che speriamo tutti. Devo andare via di qui, Serafino. E perché? Perché se Juan non torna voglio andare a cercarlo. Mi posso nascondere su una barca. Non dire stupidaggini, Angelica. Non sono stupidaggini, voglio partire. Se vuoi posso dire all'avvocato di venirti a prendere. No, no, perché non lo farà. Invece tu puoi aiutarmi. Portami una corda e qualcosa per fissarla alle sbarre. No, Angelica, non pensarci nemmeno. Non essere cattivo. Che cosa farò qui se Juan non ritorna? Juan tornerà, riuscirà a scappare. E se non ci riuscisse? No, io non voglio rimanere qui, tu devi aiutarmi, per favore. Se Juan ti ha portato qui vuol dire che qui stai bene. Ma adesso lui è in prigione. Per favore, non essere cattivo. Tornerò domani mattina, se vuoi. Io non voglio che torni a trovarmi, voglio che mi porti via di qui. Devo andare, Angelica. Cerca di stare tranquilla. Non andartene, Serafino. Aspetta, non te ne andare. Buenos días, hermana. Sia lodato Gesù Cristo, sorella. Sempre sia lodato, infatti. Veloci, messaggio. Chi è quella torna ragazza, qui, sorella? Angelica! Angelica! Che cosa fai qui? Non voglio restare in quel convento per ma sempre. Ma Juan ti ha ordinato Juan di rimanere. Juan è in prigione. Chi te l'ha detto? Sei stato tu, brutto idiota. Mi dispiace. Ma tu ritorni subito in convento, perché io qui non ti voglio. No, non me ne vado. Non potete trascinarmi con la forza. E dove vorresti andare? Per la strada? Forse quello che ci hanno detto di Juan sono solo chiacchiere. Fra una settimana o due tornerà qui. E se ti trova fuori dal convento si arrabbierà moltissimo.